E un calorosissimo e sincero boia de mau a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, a seconda di quando guardate questo video. Siamo tornati qua alla nostra rubricona dedicata appunto a Euro Truck Simulator 2. Ragazzi, gioco preso qualche tempo fa su Steam, che mi sta regalando tante soddisfazioni, speriamo ne regali anche a voi ragazzi. Abbiamo fatto diverse consegne e oggi si va avanti con un'altra consegna. A questo punto potremmo anche andare a cercare di comprare insomma un camion nostro, però per il momento insomma non lo facciamo. Facciamo un'altra consegna, magari iniziamo ad avere qualche soldino in più. Una volta fatto questo, ragazzi, potremo andare invece a fare appunto a comprare un camion nostro di proprietà. Quindi facciamo guida, non ti è possibile spostarti liberamente per il mondo perché non disponi di un camion. Quindi vuoi eseguire un lavoro dipendente? Assolutamente sì. Vediamo, abbiamo sbloccato anche delle altre cose, ragazzi. Vediamo. Vestiti da Ancona Bologna, Livorno, Firenze-Bologna. Abbiamo fatto anche le tratte più lunghe, abbiamo fatto anche qualche tratta più lunga, vediamo. Napoli-Cagliari, Cagliari-Catanzaro, Milano-Genova, Livorno-Firenze, Napoli-Firenze. Queste insomma sono un po' queste all'estero. Innsbruck, Graz, Innsbruck, Linz, scavatrice da Livorno a Livorno. Questa insomma ci qua su, ho visto una cosa. Carote da Cagliari a Livorno, possiamo portare delle carote da Cagliari a Livorno? Che ne dite? Andiamo a fare quello, ragazzi, oppure andiamo avanti? Che dite? Trattori da Verona a Livorno, insomma, non è un caricatore che non c'ho idea di chi è. Camini, Ancona Messina, Tegole da Ancona a Messina. Via, andiamo in Sicilia che non ci siamo mai stati. Via. Prendiamo questo, accettiamo questo lavorone e andiamo. Dai, ok, forza il caricamento, ragazzi. Vediamo, oggi sono anche in tenuta camionista, mi metto anche la maglia da camionista. Eccoci qua, vedete, sono un po' un bel camionista, come mi mancava insomma i zoccoletti, non ce l'ho quelli però. Allora, eccolo qua. Aspetta che mettiamo subito un po' di volume almeno. Ok, accendiamo il nostro motore. Navigatore, vediamo dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Se gliela famo, eccolo qua. Marcia avanti, eccoci qua. E partiamo senza mezzi termini. Dove dobbiamo andare a uscire? Adesso comparirà anche la. Che ci fa vedere insomma dove dobbiamo andare ad uscire. Vediamo e non fa casini. Dove si esce? Chi? Mi vuoi incastrare qui dietro, piano Ale, va tranquillo. Ok, dobbiamo andare dietro, vedete qua, e c'è praticamente l'uscita, possiamo andare ad uscire. Forse, eccolo qua, fatemi frenare, vai, ok, fatemi vedere come mi sono messo. Noi dobbiamo andare a sinistra, quindi la prendiamo un po' larga, gira volante, mi gira quando arrivo lì, mi gira a vuoto, sicuramente quella è un'impostazione, qua, dritto per dritto, no, ho girato troppo, frena, sì, è il volante che ho impostato sicuramente la dead zone troppo lunga. Vediamo, eccoci qua, piano, vediamo, andiamo a destra, a sinistra, scusate, mamma mia, lì c'è una macchina, non ci guardavo per niente, c'ha ragione, Cominciamo subito,
urto contro altro. Mi fai vedere un attimo questo dead zone del volante, che c'è qualche problema sicuramente, eh? Allora, fatemi vedere la dead zone del volante, che sicuramente ho fatto casini. Opzioni, preferenze di gioco, assegnazione. Vediamo se è questo. No, questo. Controlli, eccoli qua. Allora, non linearità dello sterzo era questa, disabilità, sensibilità sterzo l'abbiamo messa bassa, ragazzi. Ripristina le impostazioni predefinite qua, io non toccherei. E ok, vediamo se così, insomma, ci toglie quel problemino che avevamo, che sicuramente. Ok, vediamo. Quindi sì, dovremmo andare. È ancora sensibile, eh? È ancora sensibile, però, insomma, speriamo di riuscire a fare un po' meglio di prima, perché prima, insomma, non siamo partiti benissimo. Rotatoria. Vado. Prendiamo la nostra bella rotatoria, qua dobbiamo girare. Oh! Chi? Ciao, Brigenza, lui già lo stop, perché passavo lui? Scusa, eh. Ma perché passavo lui? Cioè, incidente, ma già, loro già lo stop. Qui però, ragazzi, era colpa di loro. E che cazzo? Cioè, lì era colpa di loro, perché loro già avevano gli stop, ragazzi, eh. Porco due, cominciamo subito malissimo. Cominciamo subito malissimo, eh. Cominciamo subito malissimo, ragazzi, sta puntata, perché loro ci avevano. Andiamo a prendere il biglietto, via. Andiamo piano, tranquilli. Ecco, troppo. Oh, vai col biglietto. Vai. Partiamo, via. Che la va a corriere. Avete fermi? Prima Dio. Cioè, prima mi ha massacrato. Allora, luci. Forse avevo sbagliato io, non c'avevamo le luci accese? C'avevamo le luci in posizione. Sì. C'erano solo le luci in posizione accese, niente, quindi è colpa mia, è colpa mia. Quindi, ah già, abbiamo fatto un par di 3, 4, 5 mila euro di multa sicura, immobiliato, eh? Di penalizzazione, anzi, non di multa, di penalizzazione. Dai, andiamo a pigliare l'autostrada, mettiamoci comodi. L'autostrada, anzi, l'abbiamo presa, andiamo a iniziare. Non siamo partiti, eh? Appena siamo partiti, tre incidenti, uno dopo un altro, boom boom boom, ho sbattuto dappertutto. Allora, qua dobbiamo fare 800 km e per 12 ore, quindi molto probabilmente, ragazzi, la divideremo in due, dai, per non tediarvi, insomma, per non farvi aspettare troppo. Questa la dividiamo in due puntatone, perché dobbiamo andare a prendere il traghetto, insomma, qua non c'è nessuno, andiamo, via. Allora, ricapitoliamo le frecce. No, ho sbagliato strada, ho sbagliato cosa, le frecce qua su, ok. Comunque adesso è più sensibile, quindi devo togliere un po' di sensibilità. Dopo, quando finiremo, l'andremo a togliere. Più sensibile con la non linearità dello sterzo, quindi serve a farlo essere più sensibile. Quindi lo andremo un po' a togliere leggerissimamente. Leggerissimamente, perché se no, ragazzi, ci schiantiamo. Adesso vediamo se dura troppo, poi la facciamo in due puntate. No, ti fai. Come cavolo si mette? Eccoli. Scusa, ecco. Lo stavo quasi per massacrare quello lì, eh. Mancava veramente l'aria, veramente proprio l'aria è mancata. Vamos. Comportiamoci bene, mi raccomando, non famo cazzate, cosa difficilissima per il sottoscritto, però ci proviamo. Allora, quindi ci stiamo dirigendo, ragazzi, mettiamo il navigatore un po' meno, ecco. No, così è come era prima. Ok, siamo a 80, quindi non possiamo. Aspetta, fammi decelerare il tutto. Allora, forza e coraggio. Suoniamo un attimo, famo sentire che stiamo riando. Almeno questo gli lampeggiamo. No, lo spenti. Grande lampeggio. E poi sorpasso, no, è troppo forte. 90, chi ragazzi ci farà multa, eh? Ci farà multa, eh? Ma sorpassava anche una mini. Ci farà multa, andiamo piano, ragazzi. Non ci famo pigliare dal panico, non ci famo sempre trovare in difetto. Freccia,
Dai che la famo, non sorpassa a te che sto facendo io. Babuino! Dullu! No, penna a fare l'imbecille, penna a fare l'imbecille. Porca miseria, porca. Penna a fare l'imbecille, vedete? Vedete? Tante orte a fare lo scemo che te porta? Penna a vedere chi c'era dentro. Sono andato a schiantarmi. Sono andato a schiantarmi. Allora, come siamo messi qua? Siamo messi che il carburante c'ho metà serbatoio, quindi per il momento andiamo avanti, poi dopo ci fermeremo a fare anche benzina e molto probabilmente con un viaggio del genere, se riusciamo, ma non credo. Oh, c'è la polizia, polizia! Porca miseria, c'è la polizia. C'ho pure l'autocertificazione comunque, c'ho l'autocertificazione, in teoria non dovrebbe romper, non dovrebbero rompermi le scatole, ecco. Vediamo, vediamo. Quindi noi dobbiamo andare verso Roma, perché Pescara no, Pescara andiamo sull'Adriatico, noi invece dobbiamo andare a Messina, quindi dobbiamo fare la zona tirrenica. Che raga, stavo sbagliando. No, ho sbagliato strada. No, era lì? No, sono uscito. Porca puttana. No, bisogna che rientro, bisogna che rientro. Bisogna che rientro. Infatti mi dice di fare il giro. Porca Eva, cominciamo, cominciamo subito, ragazzi, a fare casini. Guardavo lì, guardavo, ragazzi, stavo andando troppo forte anche, quindi niente, primo errore di strada l'abbiamo fatta già oggi, via. Ecco qua, adesso come fa a girare? Ci sarà una rotonda, ci mettiamo a girare qui in mezzo? C'è nessuno dietro? Ce ne frega un cazzo, via, al limite proprio della della questa veramente manovra da immediatamente da riceve. Aspetta, che marcia, marcia indietro, perché qua non me lo fa prendere il biglietto. Vai, fermati, metti la prima, chiappamoci. Mamma mia, su carico, ragazzi, lo sto massacrando veramente, eh. Già mi sbattuto di qua e di là. E niente, chi ragazzi. Dai, oggi con questa magliettina della salute, ragazzi, veramente, veramente, sembra un camionista proprio. vero e proprio, insomma. Allora, domona verso Roma, non famo cazzare, Non famo cazzare, Bari, Pescara, niente, ancora Bologna e noi dovremo andare dritti, no. C'è giù dietro, raga, se ci siete. Dai, non mi sembra, non mi sembra. Le specchietti mi pare che è tutto buono, Mamma mia, ragazzi, che casino che abbiamo fatto. Ma perché verso Pescara? Scusa, se devo una. Oh! lo so, un attimo. Levete, oh! Devo fare manovra! Ah, te sfioro, no? Ma te guarda quello che mi si è messo dietro! Vai! Oh, mamma mia! È stata durissima, ragazzi, Mamma mia! Non ho capito qua che cavolo di strada mi fa perché mi manda verso Pescara 11 ore all'arrivo, ragazzi. Chi ci vuole 3 giorni per fare sta cosa? Dei 3 puntate solo per chiappare la strada giusta. Niente, ragazzi, siamo partiti veramente malissimo. Benzina sempre ai limiti storici. No. Ecco, sto a fare l'imbecille per guardare le varie visuali che ci avevo disponibili. Non esagerare, mettiamo un po' di fari alti perché non vedo niente, di là ci creeremo un po', ma tanto sta sull'altra corsia, quindi non penso, insomma, che dia fastidio invece che dia. Allora, quindi ci sarà uno svincolo, ragazzi, per andare, oppure Pescara ci fa a Roma l'Aquila e poi ci manda per Roma? Da dove siamo partiti? Un attimo, mi sto confondendo, da dove siamo partiti ancora? Boh. Non mi ricordo dove stiamo partiti, ragazzi, ho fatto una confusione un attimo. Veramente, veramente sono andato in panico. Allora, quindi ci fa fare Roma l'Aquila, ci fa. Usciamo a coso? A Teramo, giusto? Val Vibrata, Teramo, mi pare, se non erro. E poi c'è a Roma l'Aquila che facciamo anche la galleria. Il traforo facciamo, come si chiama? La galleria quella.
Pescara, Cassino, Bari. No, non lo faceva quella. Allora adesso no, Pescara dovevamo. Boh, non lo so, ragazzi, dove ci fanno? Dove ci fanno? Non lo so. Io avrei fatto Roma L'Aquila e poi tagliavoci a dritto, no? Però qua, occhio dietro, ti ho visto all'ultimo. L'ho visto all'ultimo, mamma mia, quanto sto guidando male, ragazzi. Qui su Bullman, chi davanti, speriamo che. Lampeggi, che. Non so passare, Mari. Piano! Transinet qui. Transinet, anzi, con la Z. Oh! Piano, famo ben bene, mi raccomando. Allora, chissà che cavolo di strada ci farà fare 10 ore e mezza all'arrivo. Insomma, non è veramente oggi per oggi non è. Quindi allora vediamo, in caso lo divideremo in due puntate, almeno vi lascio un po' con il dubbio, insomma, di come andrà a finire, dai, almeno. Io sempre sulla corsia di sorpasso, non sento ragioni. Adesso ci mettiamo di qua però, perché se no, fra un po', se c'è l'autovelox, ci farà multa immediatamente. Vai. Perché io sono lungo, ragazzi. Oggi non abbiamo visto che sono parecchio lungo oggi, come il rimorchio, insomma, occupa parecchio spazio, quindi bisogna stare molto, molto, molto attenti. Allora. Vai, 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 stiamo tranquilli, quant'è? 16 minuti, dai, arriviamo a 20, ragazzi, poi dopo ci fermiamo magari a fare benzina, a fare un po' di benza, anche se manca ancora 10 ore, quindi penso che, però ci saranno, ah no, a parte no, se a Messina se ci andiamo a imbarcare, ma a Messina non me devo imbarcare, porco, dove sto a fare una confusione, ragazzi, aspettiamo, sto facendo una confusione che manco, guardi, dove me devo imbarcare? Su Rigoi. Molise, allora sì, ci fanno giù all'altezza, adesso qua sul, come si chiama, lo svincolo, dai, che non mi viene mai, prima di entrare in Puglia, diciamo. No, ho sbagliato tasto! Mamma mia, ragazzi, oggi niente, ho scelto questo assetto, ragazzi, che non ci sto a chiappa proprio, là c'era pure la benzina, potevamo fermarci, ma tanto ormai. Mi fai vedere chi? Mamma mia, guardami, 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 guardami. Sto a fare slalom qua, specchietti a posto, rimettiamoci in carreggiata nostra. Oggi, ragazzi, sto guidando veramente di merda. Se mi becca mi fa mezzo milione di multa, me gemena pure sopra i carabinieri, mi chiappa, me gemena, polizia, quello che è. Pura finanza, oggi mi può fermare tutto. Allora, manteniamo sugli 88, ragazzi, e andiamo avanti così. Occhio dietro, occhio, rallenta. Questo adesso c'è uno dietro, ma sorpassiamo noi, ce la facciamo. Solo che ho frenato troppo. Quasi è anche un po' leggermente salita, penso, vedete che va, il camion stenta un po' ad andare su. E adesso ci rimettiamo nella nostra carreggiata e saltiamo, aspetta, 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 aspetta. E diamo modo, insomma, agli altri di proseguire dietro, di poterci superare, perché chiaramente noi siamo un veicolo lento, quindi dobbiamo anche dare modo agli altri di poter sentire come sto parlando proprio preciso, bene, e comunque e sono anche stanco, il letto comincia a essere per metà blu, quindi ci dovremo molto probabilmente fermare, anche perché sono le 3:55 del che era, ecco, superamento del limite velocità, 600 euro di multa. Pulizia, 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 superare il limite. Tranquillo. Mi famo un suono come così, un saluto alle forze dell'ordine, ma superare una punto bianca qui. Occhio dietro che c'è uno che sorpassa, ma mamma mia, ragazzi, quant'è impestato oggi sto coso. Puglia, quindi. Vai. Ok. Mettiamoci al regime. Ma io c'ho i fari arti. In tutto questo io, ragazzi, stavo accecando a tutti. Non mi vedete niente? Ditemelo. Guarda che c'hai i fari arti, Ale. Niente. Non, guardi, non mi vedete niente dal remoto. Dal remoto bisogna che mi dite. Guarda che stai a fare casino. Datti una concentrata. Perlomeno. Perlomeno concentrati, capito?
Allora, come siamo? Siamo stanchini, eh? Non ci arriviamo. Bisogna che mi fermo sia per fare benzina, perché c'ho metà serbatoio. Benzina potremmo anche andare avanti, però prima o poi mi dovrò fermare per riposarmi, per dormire un po', per forza. Questo che trasporta ritronchi, fammi un saluto. Uè! Alupari! Se c'era Duncan era Alupari! Redocuto! voglio vedere se c'è un trasporto eccezionale a Malta. Andiamo a trovare Duncan almeno insomma, e gli portiamo un presente direttamente dall'Italia. Appena finirà sta pandemia, sta quarantena, sto casino, insomma, che stiamo vivendo, insomma, sicuramente ci avremo modo di incontrarci anche con Dancone, già l'abbiamo detto, quindi o vado io in vacanza o viene lui, insomma, in qualche modo, ragazzi, ci si vede, quindi live insieme a Duncan sarà veramente veramente da spaccarsi le risate. Speriamo che non mi si addormenta in live come fa quando viene su Discord. Insomma, cercheremo, gli fa 6 caffè o di tirarlo su la polizia di là. Allora, io direi di iniziare. Quanto è? 22 minuti. Io direi di iniziare a cercare un distributore, perché ormai siamo quasi a metà, ma più che altro vedo che è stanco. Allora, oppure facciamo così: facciamo benzina, ci fermiamo a dormire perché sono quasi le 5 del mattino. Allora, facciamo benzina, ci fermiamo a fare una bennica, un paio d'ore e poi lo continuiamo la prossima volta. Che dite? Che dite? Dai, tanto mi pare che siamo partiti bene, quindi sicuramente di emozioni ce ne regalerà. Dobbiamo fare ancora mezzo viaggio sicuro, perché mancano ancora 8 ore. All'inizio ne mancavano 13, quindi abbiamo fatto nemmeno metà del viaggio. Metti sta freccia, leva sta freccia. Allora, qua verso Bari adesso ci farà tagliare sicuramente. No, non dovevamo uscire? No. Ma dove ci manna? A Bari ci manna? Qua ci sarà qualcosa, che poi ci sarà una variante che ci riporta di là, perché spero, perché com'è? Io questa, ragazzi, non la conosco questo tratto. Invece l'altri l'altri invece sono è i miei proprio, totali. Andiamo piano, vai tranquillo, Ale, non ti fa pia sempre dal panico, un po' sul passacchi di su, ragazzi, a 80-90 all'ora, fra poco mi schiantavo. Dai, continuiamo. Oh, 92, fammi levare un po' l'acceleratore, ragazzi, perché sennò chi... Allora, come siamo messi? Come siamo messi? Il letto bisogna ci fermiamo a dormire, ragazzi, eh. Allora, qua c'è l'autogrill, intanto farei benzina. Che dite? A 800 metri qua ci dicono che c'è l'autogrill, ragazzi. O vogliamo fare il prossimo? Facciamo il prossimo? Dai, ci dovrei ria, ci dovrei ria. Ci dovrei arrivare, per arrivare al prossimo, mi sembra. Con la benzina sicuro, non so. Che è là? Oh, c'è un incendio. Che abbiamo tutti noi altri. Che pia fuoco, un camion, che è? Una cisterna, mamma mia, una cisterna che pia fuoco sull'autostrada, via, fammi passare. Con sto culo che c'ho mi scoppia sulla faccia mentre passo, mentre attraverso, ragazzi, mi pia subito. Allora, forza e coraggio. Dai, aspettiamo il prossimo autogrill, ragazzi. Almeno ci fermiamo, anche perché è l'alba, albeggia. Sono le 5 e mezza del mattino, quindi sono diverse ore già che siamo per strada. Cominciamo a essere stanchi. Il letto si avvicina sempre più. Vedete là che l'azzurro è sempre il letto. Quella cosa azzurra sul letto indica che siamo stanchi. Quindi quando arriva da capo devi fermare, perché se no rischi di fare più casino di quello che non fa quando sono sveglio, praticamente. Più casino ancora. Vai, dici quello che dobbiamo fare. Qua dobbiamo uscire, no? Cantieri navali, passa avanti. Io ancora non ho capito quale cazzo di strada. Che manovra che ho fatto? Io lo sorpassavo di qua. Non si fa, non si fa, però. Non si fa questa manovra che ho appena fatto, ragazzi, perché se stai sulla corsia di qua dovrebbero, no, insomma, non si dovrebbe sorpassare, però.
diciamo che per il momento, insomma, proseguiamo, dai, prossimo autogrill. Bari Nord, qua ragazzi siamo a Bari, mentre sono quasi le 6 e quindi a questo punto è veramente l'alba. Siamo più o meno a metà strada perché mancano 7 ore. Aspetta, chi è? Aspetta. Allora, eccoci qua ragazzi, scusate ma un attimo sono andato a sistemare le impostazioni perché già avevo un po' di casino, quindi proseguiamo, dai, scusatemi un secondo, ma le impostazioni un attimo non ci capivo più niente perché mi si spostava continuamente, quindi allora, come siamo messi? Mancano ancora 400 chilometri ragazzi, è cruel, l'ho sfiorato. Bari Sud e Taranto, niente, ci vanno a imbarcarci allora, ci vanno a Taranto, boh, non lo so, perché ci ha fatto fare questo giro così, ci vanno a Taranto, beh, imbarcarci, penso, poi dopo andremo a nodo, proseguiremo a nuoto verso Messina, vediamo un po', perché Messina è di qua, no? Però non lo so perché non ci ha fatto fare tutta il Tirreno, boh, questa è una cosa che non capirò mai. Diciamo che sicuramente sarà la strada più corta o perlomeno... Qua ragazzi ci fermiamo adesso, Ci fermiamo, area di servizio, anche perché comincio a essere parecchio stanco. Autocarri, quindi... Allora, qua ci famo una bella bennica ragazzi, andiamo. Ok. Spegniamo il motore ragazzi, ci riposiamo, quindi alla prossima puntata che continueremo qua, infatti dice, per intervallo di riposo premi il tasto invio e praticamente passano le ore, ti stai riposando un po' e quindi ripartiremo la prossima volta da qua, ci fermeremo a fare benzina mi raccomando perché ci servirà, perché sennò non ci basta, e vi do appuntamento alla prossima puntata, mi raccomando ragazzi non mancate perché sicuramente ancora ci regalerà tante soddisfazioni, ve lo assicuro. Sala giochi 1980, Alex e il camionario, e qua siamo su Euro Truck Simulator 2, ciao.